ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante. Il mio codice creatore è RIG, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale. Schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. E bella a tutti ragazzi, Quarry che vi parla. Oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video, ragazzi. Siamo su Battaglia Reale, non su Salva al Mondo, ma siamo qui per vedere le skin. Anzi, tutte le skin che devono ancora uscire su Battaglia Reale. Con calma però, prima andiamo a comunque dirvi che su Salva al Mondo, guardando questa foto, come potete ben vedere, hanno confermato che ci sarà il bundle, come vi avevo detto nello scorso video, il video di ieri. Il bundle costerà, non si sa ancora quanto, ma conterrà, quello lo sappiamo, 1000 V-Buck, 500 biglietti Lama Rage X, un Lama Troll leggendario, la comunque skin, o bene sì, l'eroe che verrà anche utilizzato come skin su Battle, il suo backpack, e poi l'arma, che è lo schema, quindi il nostro progetto dell'arma d'assalto. Signori miei, riguardo a Salva al Mondo è tutto, ora andiamo su Battaglia Reale, ovviamente, a parlare di skin che devono ancora uscire. Partiamo da quelli esistenti, ok? Quindi, ovviamente, nuove news, armi, eccetera, andremo comunque a vederle nei prossimi video, sempre inerenti a Salva al Mondo. Cavaliere Eterno, skin finale ovviamente del pass. Modificando lo stile vedete che ha molti colori e addirittura pure c'è il livello super, che ovviamente non so in che ambito si sblocca e si illumina. Guardate, ad esempio il colore è grigio, senza che il fascio rosso sia illuminato, e così è illuminato tipo di grigio. Nera così, illuminato rosso in mezzo, e giallo così, illuminato comunque giallo in mezzo. Molto carina. Poi, altre skin esistenti ovviamente adesso presenti nel pass, lei, che abbiamo già visto. Andiamo un po' veloce con quelle normali perché ora passiamo a quelle veramente belle che devono ancora uscire. Il nostro Johnny si sub mascherato senza, che cambia ovviamente il colore in base a quello che scegliete, come potete ben vedere. Poi abbiamo Jules, che cambia con tre stili, questo è veramente brutto, l'ultimo stile. Poi abbiamo Kit, che è stupendo, in qualsiasi stile, veramente una bomba, guardate che roba, è bellissimo, specialmente questo, guardate che roba, particolare, molto 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 bella come skin, questa semplice, ecco, standard. Poi continuiamo con Oceania, no, Oceania, sì, Oceania, detto giusto, che ovviamente cambia i colori e allo stesso tempo anche versione mascherata con il cappello dello scagnozzo, bellissimo. Si continua ragazzi, si continua. Anzi, che cappello lo scagnozzo? Questo qua è il cappello di Brutus. Che cosa dico lo scagnozzo? Lo scagnozzo ci arriviamo tra poco. Queste qui dovrebbero essere tutte le skin che comunque ovviamente esistono già. Abbiamo anche Aquaman ovviamente con il suo stile selezionabile. Come vedete cambia ovviamente di brutto, anche gli occhi cambiano, vedete? Molto particolare come skin. Ah, ovviamente andremo poi anche a vedere il suo piccone eccetera. Andremo a fare tutto stagione 3, capitolo 2, su ogni cosa, deltaplani, picconi. Le nuove skin che devono ancora uscire sono, signori, tutti pronti. Agente del Caos Spettri, oppure versione ombra, così. Come vedete, madonna, guardate che roba, tutto dorato, veramente una bomba, guardate che roba. Questo è veramente bello. Stile, agente del Caos ombre, o agente del Caos ombre così, o spettri così, o spettri così. Veramente molto particolare. Poi abbiamo As Spettri, quindi abbiamo la versione bianca e la versione nera così. Mamma mia che roba, bellissima. Vi dico, è una skin che odio, la versione normale, ma vista così veramente la utilizzerei. E come, raga. Poi abbiamo Jolly Spettri e Jolly Ombre, ragazzi, guardate che roba, bellissimo. E penso anche che Jolly in questo caso dovrebbe avere anche comunque i simboli che cambiano. Forse qui non sono presenti essendo su qualcuno un account sviluppatore, però non si sa. Poi ragazzi, prima di passare alla skin di Salva al Mondo, continuiamo. Abbiamo ragazzi questa qui che deve ancora uscire, molto carina, molto semplice, che si chiama esattamente Sfonda Onda, molto bella. Guarda che bella, ci sta. Poi ragazzi abbiamo Siona, ah Siona sì, fa parte del pass, non ve l'ho fatta vedere perché non mi ricordavo
Però vedete comunque molto, se cioè molto particolare anche lei come skin. Poi abbiamo, ragazzi, Artigliere Notturno, che sicuramente farà comunella con la Double Helix nera, oppure chiamata meglio archetipo, comunque in questo caso archetipo ombra, molto particolare. Come vedete fa parte del set ombra. Poi abbiamo Scagnozzo Ombra e Scagnozzo Spettro, guardate che roba, alla fine erano confermati che prima o poi uscivano. E sono molto particolari, guardate, anche le dita. Molto, molto, molto particolari come skin. E questi qua li avevamo visti che avevano tutti i pantaloni lunghi e si chiamavano in un modo strano. Sarà uno skin da 1200, wow, particolari. Poi abbiamo Peschereccio Abissale. Oddio, è un faro tipo, è bellissima questa skin. What? È stranissima comunque, molto strana. Veramente bella, particolare, ecco dai, diciamo così. Poi abbiamo Picchiatore di Palude, che ha doppio stile, nero e bianco. Sempre comunque penso in stile ombra e stile spettri, perché alla fine è quello l'argomento. E l'ultima, Serpente Scarlatto, che cambia di stile tra ombra e spettri. Mamma mia, ragazzi, comunque che parliamo sempre di ombre e spettri, questa sarà una season così. Per il resto, ragazzi, ultima skin leader su squadra metallo, guardate che roba. Questa ovviamente è confermata che ci sarà anche su battaglia reale, perché chi compra il pacchetto su salva avrà diritto ad avere questa anche su battaglia reale come skin. Passiamo ai picconi, scrivendo stagione 3. Guardate attentamente che cosa abbiamo. Abbiamo il tridente di Aquaman, bellissimo. Poi abbiamo Affettatrice della Palude. Poi abbiamo questo qui, Gancio Pesante, che fa parte sempre del set del tipo col testa del faro. Cresta dell'Onda. E come ultimo, Zanni Impavide. Bellissime queste. Ovviamente questa ha uno stile selezionabile, Spettri e Ombre. Questo qui no, questo qui no, questo qui sì, vedete? E Aquaman no, questo è bello così, ecco, semplicissimo. Andiamo ai deltaplani. Stagione 3. Capitolo 2. Ok, ne abbiamo un bel po', partiamo dall'inizio. Questo bellissimo deltaplano che è presente nel pass, che si chiama esattamente Home. Brello, che fa parte del pass. Cometa cadente, bellissimo, che fa parte del pass. Questa cometa ovviamente riguarda anche quando è andata contro il magazzino Muffito, ecco, è la stessa. Poi abbiamo, attenzione, Convergenza, che è un rift, sono un sacco di farfalle tutte unite. Corvo di spade, pieno di lame, molto carina. Poi abbiamo Ali acquatiche. Poi abbiamo Pesce Volante. Questo qua, Serpente dei Cieli, molto particolare. Sembra uno scorpione, raga. Infatti mi sa che lo è. Stratosfera. Vagabondo delle Stelle. Questo qua ovviamente fa parte del set dell'astronauta donna. Vela Maestra. Cassonetto volante, molto particolare come deltaplano, che fa parte del set Trash. Poi abbiamo Vela dei Cieli. E come ultimo, penso che faccia pure parte dello stesso set, l'ombrellino che ho vinto anche oggi per la vittoria. E questo qui, l'ombrellino della vittoria, per chi non l'ha ancora preso. Veramente una catapecchia, cioè non mi piace per niente. Però se la season si chiama spazzatura, allora possiamo aspettarci di tutto. Boh ragazzi, molto particolare. Gli item erano questi, i balletti e le scie, e queste qui ve le mostrerò in un altro video. Vi ho detto tutto quanto riguardo comunque a skin, a salva al mondo e anche al resto delle cose. Per novità, like e iscrizione, ricordatevi stasera salva al mondo in live. Qui da Ricky tutto, bella regà, e grazie della visione. Mi raccomando, non dimenticatevi la feed. With the
We'll be right back.